Qualche mese fa Vito Sassanelli e Franco Bonasia mi hanno illustrato il progetto nazionale quarta categoria, progetto che vede la possibilità per squadre professionistiche e semiprofessionistiche come la nostra USD Bitonto Calcio di adottare una squadra di diversamente abili. Noi a Bitonto abbiamo l'unica polisportiva che si occupa a 360 gradi di sport per i disabili, la polisportiva Elos. Non voleva altro che essere adottata dal Bitonto Calcio, visto già le adozioni che erano avvenute in Puglia da parte del Bari, del Monopoli, del Molfetta, di altre realtà delle loro città. Mi sono fatto soltanto tramite affinché potessero dialogare tra di loro, incontrarsi il Bitonto Calcio e la polisportiva Elos e la federazione, perché questa è la cosa bella di questo torneo, è che sostenuto, promosso e costruito dalla FIGC, quindi non è uno di quei tornei amatoriali organizzati seppur in maniera dignitosa e professionale dagli enti di promozione sportiva, ma è fatto dalla prima federazione italiana, la Federazione Italiana Gioco Calcio. Che in generale è quella di poter creare delle infrastrutture tese a valorizzare. Quindi è anche una questione di lustro per la nostra città, oltre che praticamente per i ragazzi. Assolutamente sì, sono solo 6 le squadre in tutta la Puglia ad aver aderito al progetto quarta categoria, sono solo 9 le regioni che fino ad ora hanno aderito a questo progetto, quindi siamo tra le poche realtà ad oggi ad aver capito che dietro questa iniziativa c'è una possibilità di integrazione e di utilizzo dello sport, del calcio in generale, nel miglior modo possibile. Cioè, non è solo una perdita di tempo lo sport è uno strumento fondamentale, importante perché si costruisca al meglio l'essere umano. Questi ragazzi della polisportiva Elos hanno visto, vanno al campo la domenica molti di loro a vedere i loro beniamini. In questo momento hanno la possibilità di stare con loro, di stare al loro fianco, di sentirsi quanto più vicini a loro, in tutto e per tutto. Quindi è molto illuminante sotto ogni aspetto per la nostra città questo gemellaggio. Siamo andati alla ribalta dello sport regionale nel miglior modo possibile. Che per la prima volta in 120 anni la Federazione Italiana. Un progetto importantissimo e molto ben pensato dalla FIGC, che quando si muove lo fa veramente a livelli molto alti. È la prima volta che la FIGC in 120 anni si dedica a questa categoria, all'utenza di persone che abbiano, diciamo, una diagnosi intellettivo-relazionale psichiatrica, e lo fa veramente con livelli organizzativi e standard di qualità tecnica molto alti. Pensiamo che ci sono degli allenatori preparati proprio per fare questo, che sono dei tecnici AID, cioè allenatori inclusivi per la disabilità, utilizziamo i campi proprio della omologati LND, gli arbitri AIA, quindi è tutto veramente regolamentato sotto l'egida della giustizia federale e secondo quelli che sono i livelli di una addirittura terza categoria dei tipici, quindi siamo a livelli molto alti. È esteso in tutta Italia, sono 9 le regioni partecipanti, noi siamo, diciamo, in questo progetto già al secondo anno e il Bitonto fa l'esordio assoluto quest'anno con nostra grande gioia, perché il territorio di Bitonto è veramente molto attivo per quel che riguarda lo sport pensato per le persone con disabilità. E, ripeto, è un'espressione molto alta dello sport per questi ragazzi e dà loro la possibilità di coronare un grande sogno, quello di vestire la maglia dei campioni, dei loro campioni, diciamo, delle persone che guardano in TV o allo stadio, di vestirla una volta tanto loro e quindi coronare questo grande sogno, tant'è vero che il progetto si chiama quarta categoria, io voglio giocare a calcio. L'importanza della vicinanza del Bitonto a questo progetto? Per noi è un motivo d'orgoglio, abbiamo preso parte con piacere, abbiamo collaborato con l'associazione Elos con veramente con tanto piacere e con tanta euforia. E alla fine questi progetti racchiudono l'essenza dello sport, non ci dimentichiamo che lo sport è piacere di stare insieme, di divertirsi e di aiutare il compagno anche durante le gare, le partite, quindi ci insegna tanto lo sport e per noi è veramente stato un onore partecipare. I ragazzi avranno la possibilità eventualmente anche di potersi allenare con la Juniores? I ragazzi avranno possibilità di partecipare innanzitutto agli allenamenti con il mister Massimo Pizzulli, avranno possibilità di assistere agli allenamenti e alle gare e avranno anche la possibilità di assistere oppure di partecipare agli allenamenti con il mister Lelo Console. È un'unione
un gemellaggio a veramente a 360 gradi.